Ciao a tutti, in questo video vi voglio far vedere come poter utilizzare le foglie di una pannocchia. Quindi iniziamo ad aprire molto lentamente, ok, portiamo in basso tutte le foglie. Questi capelli li togliamo. Ok, e cerchiamo di sfilare le foglie in questo modo. Liberiamo la pannocchia e vado piano piano a tirare. Come vedete, è stato semplicissimo. Ora ovviamente la pannocchia la mangerò, mentre con queste foglie realizzerò un fiore. Quindi prendo dell'acqua fredda, immergo le mie foglie per circa 5 minuti all'interno della ciotola. Io ne ho anche un'altra, come vedete questa qua è un po' più secca, quindi vado a metterla anche lei nell'acqua. E io metto anche alcune gocce di d'aceto e li lascio riposare per circa 5 minuti. Trascorsi all'incirca 5 minuti, li lascio un pochettino asciugare su un canovaccio. Ci vorrà più o meno 10-15 minuti. Bene, ora scegliamo le foglie più belle, quindi le vado a staccare in questo modo. E poi le asciugo comunque una a una, così. Almeno per una rosa servono all'incirca 8 foglie. Una volta selezionate le nostre foglie, andiamo a realizzare il bocciolo. Quindi prendo 2 foglie mediamente grandi, le sovrappongo e all'interno inserisco un po' di ovatta. E poi vado a chiudere e fermo il tutto con del fil di ferro. Chiudo bene e vado a far girare tutto intorno il filo. Ora taglio la parte in più e ovviamente sistemo il fil di ferro che sporge. Ok, adesso possiamo andare a prendere le foglie per realizzare i nostri petali. Intorno al bocciolo andiamo a prendere ed inserire 3 petali, quindi seleziono le mie foglie più o meno della stessa grandezza, diciamo, le piego lasciando la parte rigata verso l'esterno, ok, e poi vado a ripiegarle in questo modo e le inserisco, le avvicino, diciamo, al mio bocciolo. Così anche per le altre, piego, lascio esternamente la parte rigata
il piego ancora una volta. Ok, lascio il bocciolo al centro e metto anche l'ultimo petalo. Perfetto. Ok, chiudo con sempre l'aiuto del fil di ferro. Faccio la stessa identica cosa anche con gli altri 5 petali. E vado sempre a posizionarli intorno al mio bocciolo. Bene, come vedete ho finito l'ultimo giro di petali, quindi ho inserito anche gli ultimi 5 petali e li ho legati sempre con il fil di ferro. A questo punto dipende un pochettino cosa volete fare. Volendo potete anche inserire uno stecchino all'interno e fare magari un mazzetto di fiori e mettere anche del verde con della carta crespa. Io in questo caso la lascerò così semplice e magari la inserirò in un contesto con delle sempre foglie un po' più verdi di pannocchie, così all'interno di un cesto. Vi metto sempre, come sempre, diciamo, la foto del risultato finale. Vi dico inoltre che potete eventualmente anche colorare le foglie anche con del colore naturale per dare anche magari un effetto più carino. Spero che il video vi possa essere utile e ci vediamo al prossimo. Ciao!